Su questa base è nato Harvest, un nuovo trimestrale economico destinato ad imprenditori, managers e alle business school, pubblicato dal gruppo editoriale Brunetti di Falconare e presentato ufficialmente stamane ad Ancona dal suo direttore Ciro Montanari. Vediamo il servizio. Presentato questa mattina ad Ancona, una nuova iniziativa editoriale, un vettore di cultura d'impresa, una rivista trimestrale, Harvest, ecco, ne parliamo con il direttore Ciro Montanari. Che cosa significa Harvest, a chi è indirizzata questa rivista? Allora, Harvest dall'inglese significa mietere, seminare, e proprio sulla base di questi presupposti noi intendiamo seminare un prodotto che possa poi in seguito essere accolto con piacere e possa permettere uno sviluppo delle idee da parte dell'imprenditore, ma io come imprenditore non prendo in considerazione l'imprenditore in sé per sé, bensì una sorta di diverse categorie che possono comprendere manager, professionisti, personaggi del mondo della business school, e proprio a queste persone noi ci rivolgiamo per proporre il nostro prodotto, che è un investimento in cultura d'impresa, e mi spiego meglio, un investimento che permetta di proporre delle precise ideologie nel mondo dell'economia specializzata, ma non troppo, per poi riversarle in altri campi e quindi attraverso la lettura della stessa rivista. Quindi una rivista rivolta solo nel mondo dell'economia? Sì, ma non essenzialmente, diciamo principalmente al mondo dell'economia, ma una rivista che tutto sommato è possibile, presentabile a chiunque, e forse anche per quello che riguarda la sua presentazione, illustrazione grafica e la sua contenutistica, è una rivista che può essere rivolta a tutti coloro che hanno intenzione di crescere in questo periodo storico contrassegnato da problemi in diversi campi, soprattutto in quelli economici, e proprio sulla base di questi presupposti noi vogliamo dare dei contributi, forse siamo anche un po' ambiziosi sotto questo aspetto, ma dei contributi che siano essenziali per permettere ad ognuno di noi di crescere assieme a noi.